E signori, buonasera, benvenuti, bentornati qui sul canale dei Divinity Nation. A giocare cosa? A giocare Phandelver and Below The Shattered Obelisk, in compagnia del carissimo Luigi Astengo, di Felice, del collettivo Wikiroll, del carissimo Omar, anche detto Master P, della Tana dell'Occhio, Humberdale al Mastering, e ci sono anch'io. Buonasera. Luigi Astengo. Minchia. Torno in attesa. Torno in attesa. Torno in attesa, ragazzi. Sì, felice. Basta. Mi ricordi stasera un attore? Mi ricordo di chi, di Hollywood. Mi ricordo aveva questo stile con tipo il maglioncino e il colletto e i capelli lunghi. Sei un po' bohemian, non mi ricordo chi cazzo era, però può essere Tim Burton. Burton ha 75.000 anni, no, se ti ricordo se ti ricordo Tim Burton è un grave problema. No, quando era no, sai chi cazzo era? Ok, ce l'ho. Allora, il video dei 30 Second to Mars mi pare che erano, e c'era un video dove lui era vestito simil così, non uguale, uguale. Merda. E non mi ricordo che cazzo di canzone era, però. Ed è subito Envy il Jared Leto. Ma io sono un po' il Jared Leto del panorama di gioco di ruolo italiano. Perché sono ovunque. Allora, sono ovunque. La gente mi vede e dice, ma questo chi cazzo è? Non so recitare. No. No, Jared Leto, bravissimo attore. Però secondo me non. Il for a dreams. Vabbè, incredibile. Oh! Allora. La barzelletta, vuoi fare la puntata di Zelig? Allora, ragazzi, un attimo di attenzione. Io intanto vi do il benvenuto. Manco il tempo di darvi appunto il benvenuto, che abbiamo un sacco di ringrazi, quindi li faccio tutti uno di fila all'altro. Ringraziamo Caraval, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 41 mesi, grazie mille caro. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo appena messo di abbonati. Sebastian 6, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 7 mesi, scrive: che bello vedervi live, ragazzi, grazie per tutte le emozioni e le giocate belle con le quali ci deliziate. Ancora grazie al Master Humberdale, che mi ha dato un sacco di consigli, a Luca Comics, è stato un piacere ed un onore vederti di persona. Vi voglio bene. Grazie mille. Sir Leo, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 8 mesi. Lewinart 28, che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 22 mesi. Allo 79, che ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 13 mesi, scrive: saluti da Gio Manganiallo 79. Manganiallo. Orco Can, che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 25 mesi, scrive: buonasera, troppo lordo tempo che non ci si vede in live. E poi sempre Allo 79, che appena subato ha regalato 10 abbonamenti community. Mamma, ragazzi, mia. Grazie a tutti, grazie in particolare ad Allo, grazie mille. Ricordo sempre che Allo è uno delle persone con le quali sono stato in Islanda, un bellissimo ricordo, veramente forse il momento più bello del 2023. Io penso sempre alla sua faccia che sorridente quando sento la cosa. Omar, che altro dire? Ci siamo divertiti un sacco in Islanda, vero? Spettacolo. A parte il pesce marcio, sì. No, pure il pesce marcio è stata un'emozione. Comunque, io voglio fare una cazzo di reunion con tutti, e tu ci devi essere. Ci dobbiamo riunire tutti dell'Islanda di ruolo. Anzi, in realtà ci siamo già organizzati per fare qualcosina ad agosto, però poi ne parliamo meglio in più. Ma andate, una cosa, cambiate Islanda e cambiate sempre qualche tipo l'Islanda, poi c'è l'Irlanda, poi c'è Zelanda. Landa di ruolo. Landa. Olanda. 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 Phandelver di ruolo. E mo? Comunque, ragazzi, allora signori, bellissimo. Stasera abbiamo iniziato leggermente più tardi, ma non è uguale, perché giocheremo. Sì, ora Felice racconterà la sua barzelletta, che ormai sì, però muoviti, perché voglio ruolare. Bello il ridere, lo scherzo, la burla, però Luganda, vedi, ci sono. Allora, Irlanda di va ruolo. Bene, Felice, prego. Io non faccio altro che
rimettermi alla volontà della chat che si è abbonata apposta. Come è stato detto, c'è chi si abbona per le barzellette e chi mente. Quindi, ragazzi, io. Ma non l'hai ancora manco annunciato. Volevo raccontare. Io l'ho detto in chat, la prima cosa che ho detto. Ah, minchia, allora. E che io mi porto avanti, capito? Per questo. Quindi metto la pioggia ai tuoni. Ok. Io ovviamente ci sposto nel nostro layout improvvisato. la pizza. Pizza. Questa è la famosa barzelletta della macchina. Fantomatica barzelletta della macchina. C'è un ragazzo diciottenne che riesce a diplomarsi 110 e lode e tutti gli insegnanti anche bacio accademico, seppur non previsto addirittura durante il diploma. Ma il padre, appunto fiero e orgoglioso del risultato del scolastico di questo figlio genio e soddisfazione della famiglia, il primo che ha raggiunto questi risultati accademici e culturali, va dal figlio e dice: figlio mio, ti voglio regalare qualcosa perché è stato bravissimo, sei la mia soddisfazione. Ah, figlio mio, sei bravissimo, ti voglio regalare qualcosa. Cosa vuoi? Ti devo comprare una macchina. No, papà, non ne voglio una macchina. No, come non vuoi una macchina? Se facciamo una cosa, ti compro magari un Alfa Romeo laggiù, bellissimo Alfa Romeo. Ma non, per me non mi piace. Compro allora una Mercedes, bella, elegante, c'hanno gli avvocati, i medici, bellissima. Ma non la voglio la Mercedes, sento fino a Mercedes. Vabbè, ho capito, va. Mi metto i soldi, ti compro la Porsche. La Porsche rappresenta il Cayenne. Ma non mi piace la Porsche, non ti piace la Porsche, ma mi spiace. Ok, ho capito, ti compro la Ferrari, la Ferrari, così quando vado in giro con tutti quanti gli amici, ma non la voglio la Ferrari. Ok, ti compro la Lamborghini, la gialla, l'arancione, bella, gagliardo, che bella, bellissima. Papà, non la voglio la Lamborghini. E che cosa vuoi allora? Ma voglio questa, la Renault. Davide, vuoi venire un attimo qua per favore? Perché... Cosa? No, se mi dai un pugno. Beh. Non provo. È stato fatto. È stato un fatto. Peccato che Lordo sia morto colpito da una saetta all'interno del tavolo. È stato fatto. È inutile che fate finta che non vi piace. Adesso, ragazzi, non posso più dimenticarlo. No, ma più che altro non è che non è che allora, hai presente, ogni mattina uno si sveglia e si sente vuoto, no? Cioè, nel senso, si guarda allo specchio e dici perché. No, è peggio. Cioè, nel senso, ti senti è andato via anche il gatto, cioè avevo il gatto che mi scaldava la gamba. Sì. Comunque ringrazio anche Nostalgia Forum che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese. Stemperiamo, ragazzi, per un totale di 4 mesi. Ah, abbiamo chiuso. Immagino Felice abbia appena finito di raccontare una barzelletta. In tema. Benissimo. Allora, pensate noi che ci mettiamo i soldi. Capito. La prossima volta sarà a 10 abbonati non racconto la barzelletta. Ecco. Va bene. Sul serio, perché se no. Allora, cazzate a parte, Master, che faccio? Faccio puoi switchare, caro Envy. E allora vai. E cominciamo anche questa volta con il recap. Quindi faccia splashare un'immagine, caro Masta. Aspetta. Ah, ok, scusate, pensavo che cliccavate sui vostri apposta. Ah, i token. Dovreste. Eccoci. Ci siamo. Ok, allora aspettate. Ops, no, scusatemi. Oh, ok.
Dunque, la scorsa sessione abbiamo, diciamo, menato un po' le mani, un po', abbiamo menato un bel po' le mani, le, come si dice, le scopolazze scimmiesche ci sono state, diciamo che effettivamente c'è stato un bel fight la scorsa sessione, che appunto ha visto il ritorno di questo Revenant, di questo NPC che i ragazzi hanno deciso di, meglio, Helix e Finn hanno deciso di sentenziare insieme al marito Luvria, a quanto pare. Questo nome è tornato in Revenant e Lordo e Aruk si sono trovati faccia a faccia anche con questa situazione che avevano già affrontato in passato. La storia non è andata più avanti di tanto, bensì ci sono stati però c'è stato questo grosso confronto all'interno della fucina, all'interno di questa grande sala, dove appunto alla fine della sessione tutti quanti hanno incominciato a sentire dei colpi, i famosi colpi che Aruk a quanto pare ha iniziato in un certo senso ad accogliere, o meglio a razionalizzare, a mettere nella propria testa con un fare sempre più proprio. Dopo questo combattimento il gruppo appunto si è calmato e ci ricolleghiamo adesso qui in questo, nell'ultimo momento, dopo che Aruk ha dato il colpo finale all'ultimo essere, e la sessione si era chiusa appunto in questo modo qui. Dunque io vi ripasserei immediatamente la parola e vi direi che possiamo adesso riprendere. Le mani di Aruk gocciolano ancora di sangue, i vostri vestiti sono ancora zuppi di questo icore viola che tinge i tessuti e si mischia al sangue proveniente dalle vostre ferite. Il combattimento è stato parecchio intenso, le vostre risorse adesso scarseggiano e bramate del riposo, a quanto mi è parso di capire. Intorno a voi comunque un silenzio tombale e dei grandi strumenti quasi fuori misura davanti a voi, tre grosse incudini, una grande brace e poi queste rotaie che Helix, trasformato in scimmia, ha utilizzato come altalena. E allora, dunque, la situazione è questa qui. Una grande sala che ancora è sconosciuta al gruppo, le rotaie che si infilano in un grande, enorme buco nella parete, completamente buio, e la porta aperta sulla vostra sinistra. Lascio a voi la parola, prego. Come state? Era morta quella. Già. Era morta. Com'è possibile che era qua? È una buona domanda, Lordo. Tu come stai, Aruk? Mi appoggio un attimo al tavolo questo qua su, dove c'è l'ultima chiazza di sangue. Sì, accanto al fantasma. Mi appoggio un attimo. Fa un po' male tutto, però vorrei andare avanti, ma potrei essere solo una palla al piede adesso. Forse 5 minuti me li prenderei. Sì, tra l'altro abbiamo qualche band. Possiamo medicarci, riprendere fiato. Non sappiamo ciò che aspetta noi altri al secondo piano. Già. Mi è parso di capire che si scende, no? Perché? Abbiamo trovato i soldi. Andiamo. Siamo venuti qui per soldi, Lordo? No, però moriamo.
No. Andiamo, ci armiamo, chiamiamo il capo del villaggio e ci facciamo dare gli uomini. Lordo, ci sono almeno due problemi per cui non possiamo andare via. Il primo, e ti indico Finn, dobbiamo capire cosa gli è successo. Andare via da qui, senza offesa Finn, non vorrei vederlo come staffa di vetro. Sono perfettamente d'accordo. E poi, quel suono che suona in testa, tra l'altro prima mi sembrava di sentirlo sulle orecchie, invece che sulla mia testa. Voi non avete sentito niente, ovviamente, vero? Beh, io sentivo i martelli di quei due Ergar non morti o cristallizzati, che dir si voglia, che battevano sulle incudini. Finché non hanno deciso di attaccarci. E quindi io sempre in testa. Se questi erano solo gli operai, e se spuntano le guardie di quelli, siamo messi male. E non c'è nemmeno l'acqua rossa che cura. E cosa suggerisci di fare, Lordo? Vuoi andartene? Ma poi torniamo. Non ha tutti tu sei torti. Male. Non ha tutti i torti. Ma una volta fatta questa strada, non me la sento di ritirarmi. Però Lordo ha sollevato un punto di vista interessante. Siamo parecchio feriti e i miei incantesimi non riusciranno a tenervi a lungo. Finn, i tuoi incantesimi sembra che siano più coriacei dei miei. Haruk, Lordo, quanto avanti potreste spingervi? Non c'ho più nemmeno le cure. Posso al massimo di tiro su, però non c'ho l'acqua rossa. E poi non sono io tanto il problema, è Haruk, guardalo. E lui è quello grosso qui. E guarda come è messo. Io ho un po' di riposo e potrei andare avanti. Alla fine... mi alzo. Sentite che... tiro indietro le braccia, la schiena di Haruk scrocchia dal collo fino al culo praticamente. Anche per consigliere alzare in piedi. Ma per me va bene che andiamo avanti, però questo muore e non voglio che muore. Neanche io voglio morire, però se andiamo via rischiamo che rinforzino le proprie fila. Non so con che adesso, vedendo questi cosi per terra. Ma potremmo ricominciare. Questi erano i fabbri, no? Quindi non sì. Abbiamo mai incontrato le guardie, se ci sono guardie. E se i fabbri ci stavano facendo il culo così, le guardie che ci fanno? Cioè, ma almeno andiamo avanti a guardare, ma se vediamo che c'è un pericolo, torniamo indietro. Però almeno sappiamo cosa andiamo incontro adesso. Prima era un po' di incognita. Non siamo mica dei pazzi suicidi, non è che vogliamo... Stai tranquillo che agiremo con cautela dopo esserci riposati. L'eroe è pure intelligente, non è soltanto uno che picchia. Su via, Lord, abbiamo affrontato un drago. E ci siamo andati dritti in bocca. Penso che abbiamo imparato la lezione, appunto. Ci siamo inoltrati nelle caverne. Ne abbiamo massacrati tanti. Abbiamo ucciso il drago, abbiamo ucciso il capo dei Marchi Rossi, poi siamo tornati a Phandalin. La nostra ricompensa c'è stata ben distribuita. E i sorrisi di quella gente, Lordo. Non voglio vederli morire. E questa... indico la A cicatrizzata ormai nella mia mano, togliendo, facendo spazio alla band. Questa ne è alla prova. Io sono disposto a morire per queste persone. Non perché sono un pazzo suicida. Sto solo cercando di trovare uno scopo in tutto questo. Mi aiuta a rimanere calmo. Sì, ma spiegami quella tizia che è venuta apposta per te. Com'è possibile? Era morta. Già. Ma l'hai sentita, no? L'odio può superare persino i confini tra la vita e la morte. Lei mi odia perché l'ho uccisa. Perché l'ho giustiziata. Non mi sembri tanto triste, però. Mai stato più convinto della scelta che ho fatto. Minchia.
E se torna pure l'altro? Li affronteremo tutti e due. E se non lo farai tu con me, lo farò da solo. Ma dai, sto qua a guardare io. Però è quello che hai fatto. Ma che t'ho curata da tutti quanti! Se non c'era io questo Rarucchi che è un po' poverino! Poi non sì. È che, scusa, c'è uno è arrivato, un altro forse arriva, non è che ammazziamo tutti, perché poi se ti arriva l'esercito di quelli si è fottuti. Mentre parlate, sentite che l'ambiente intorno a voi, rispetto al resto del dungeon, non è freddo, bensì qua dentro c'è uno strano calore che avvertite soltanto adesso. Sentite anche in lontananza scoppiettare dei piccoli tizzoni all'interno di quella brace in fondo, quella azzurra, e sentite dei rumori metallici, non battere, ma come immaginate delle impalcature di ferro che si muovono sotto la pressione del vento, quindi qui dentro ovviamente non c'è vento, eppure il ferro scivola. Intorno a voi vedete che la sala ha moltissimi oggetti, alcuni anche molto particolari. Che è sto posto poi? Ho visto che quelli manco ci cagavano, poi a un certo punto tu, quando eri diventato uno scimmione, hai toccato il binario e ci sono venuti addosso. Sì, sembrerebbe una forgia. Usando queste rotaie forse trasportavano il ferro o qualsiasi altro minerale erano soliti forgiare qui. Il punto è, se questa è una rotaia, dov'è il carrello? In quel buco, indicando verso destra. Vi do qualche informazione sul grande buco. Lordo indica la parete alla destra. Il buco ha una circonferenza, ovviamente non troppo regolare, di circa 3,5 metri. È molto grande, un grosso buco nella parete. E fuori escono appunto queste rotaie. Probabilmente la rotaia va soltanto in un senso. E qui fa un'inversione a U per poi rientrare all'interno del grande tunnel roccioso. Probabilmente queste rotaie sono collegate a un altro lato degli scavi. Vi hanno detto che questa struttura vi si può accedere in due modi. O dal secondo piano, che sarebbe il piano terra, oppure dalla parte più bassa. In questo caso è quello dove siete entrati voi, dal sottosuolo. Master, una domanda. Hai detto che stavano forgiando. Ora, io vedo armi in giro, però vorrei capire se queste armi sono state forgiate appunto qui. Nel senso... Allora, cominciamo. Armi ancora da fare, sì. Cominciamo con le azioni. Allora, dichiaratemi le vostre azioni e poi andiamo a vedere. Lordo, cosa vuoi Guardo fare? Cosa stavano forgiando. Magari c'è qualche arma in fase di forgiatura. Certo, cioè, vedere... indagare. Sì, sì. Bene, questo poi sarà quello. Perderò tempo a farlo comunque. Ok, Finn. Allora, io dirò allo spettro... Spettro? Segui le rotaie e cerca di vedere... dove arrivano. Se c'è qualunque cosa di ostile che può essere una minaccia per noi o per te, sparisci dentro una parete e torna qui immediatamente. Altrimenti, se trovi il carrello, vedi se riesci a spingerlo fino a qua. Lo spettro si lascia scorrere lungo le rotaie. Helix, io mi vorrei dileguare, vorrei andare verso il corridoio. Prima faccio a Daruk, Finn e anche Lordo, faccio, va bene, se vogliamo medicarci facciamolo con tranquillità, vado di là a vedere se abbiamo lasciato qualcuno o qualcosa in sospeso, arriverò io... a breve. Vuoi una mano, Helix? Non preoccuparti, ho ancora giusto quel potere magico per permettermi di avvertirti. Ok. Allora, Master, vorrei dare una mano a Lordo a investigare la stanza, se possibile. Lordo, tirerai con vantaggio. Ok, ne tiro un altro. Vai. Ah, manca uno. 20 allora. Ottimo. Arug. Allora,
La ricerca non è esattamente il forte di Aruk. Mi metto Master. Aruk si metterà qui all'angolo del buco, su quell'angolo cieco, ad ascoltare. Si siede, si appoggia al muro per rifiatare un po' dopo il combattimento e cercherà di ascoltare eventuali rumori che non siano un carrello spinto. Okay. Quindi qualora qualcosa arrivasse mentre i miei compagni cercano, vorrei mettermi lì a far la guardia. Mi fai un percezione. Ok. Svantaggio per l'indebolimento. Okay, peccato. Che peccato. Allora iniziamo dal nostro caro Lord, visto che è stato il primo, Lord e Finn, visto che è stato il primo a tirare. Lord, aiutato da Finn, iniziare a girare per la stanza. La stanza, come mi ho detto, non è completamente fredda e il pavimento sembra essere molto liscio, se non per quelle piccole scanalature, le fughe praticamente, che decorano il pavimento dell'intera forgia. Vedrete tanti tipi di utensili. Vedrete grosse tenaglie, martelli, scalpelli, pinze di dimensioni veramente variabili, da piccole fino a molte, molto grandi. Mentre date un'occhiata, riesce a individuare dei piccoli secchi, o meglio, dei secchi di media dimensione, quadrati, che contengono delle cose. Mentre gli dai un'occhiata, quello che trovi è questo, dato che mi hai fatto questo roll molto, molto, molto alto. Improvvisamente, mentre stai guardando dentro questo secchio, noti che ci sono due grossi cilindri. Ben solidi, come se avessi trovato praticamente due grossi tubi molto simili tra loro. Vedi che sono come cementati, ok? Come se qualcuno li avesse messi nel cemento e li avesse fuoriusciti. Sono molto maltenuti, eppure riesce a notare su di esse delle incisioni che ricordano qualcosa simile a un viso, a un volto. Noti anche che queste sembrano essere un oggetto non finito. Ecco, sembra essere un oggetto come se non fosse stato raffinato. Eppure li senti come pulsare nelle tue mani. Mi spieghi questa sensazione? Cioè, una sensazione fisica o una sensazione... Una sensazione fisica. Li senti come se da questo oggetto volesse fuoriuscire del potere, ma non riesce, perché l'oggetto non è perfetto. Guarda qua, Finn. Hey. Che cos'è? Questo tubo, tipo che... Guarda. Guarda qua, c'è tipo le scritte. Provo a capire che riesco a riconoscere il linguaggio. Non c'è un linguaggio, sono dei tubi, chiamiamoli dei tubi di pietra, comunque un materiale molto duro e molto grezzo, ma sono due cilindri perfettamente uguali. Che c'è scritto? Vedo una scritta. No, non c'è niente, sono due cilindri. Ok, come se ci fossero delle incisioni. Okay. Detto, no? Delle incisioni che ricordano dei volti. Ok, però io non so leggere. Non c'è scritto niente. Ma non c'è scritto niente, Lordo, non ci sono delle incisioni. Sembra la faccia. Sì, esatto. Non mi sembra che siano un linguaggio. Non lo so. Sicuro che non è che pure tu non sai leggere.
Però senti, io so. Culo, senti, tieni in mano e senti. Ne prendo uno dei due. Senti, li prendo tutti e due. Non muovere, stai fermo e senti. Effettivamente, non appena le tue mani toccano questi oggetti, essi sembrano straripare di potere, come se qualcosa volesse venire fuori, ma non riesce, perché ancora grezzo, eppure senti che c'è una sorta di infusione arcana dentro. Senti che non sono degli oggetti normali. Senti che si compie. Hai ragione. Senti se dice qualcosa. Provo ad aspettare. Voglio provare a fare un tiro in arcana, se riesco a capire che cosa... Ok, dato l'aspetto degli oggetti, classe difficoltà 16 su arcana. Master, una domanda. Vedo per caso, come dire, lucentezza di quel verde che abbiamo visto sui goblin, oppure di questo azzurro blu che vedo, niente? No, se non hai indicazione del magico non vedi niente. Oh, che bel venti naturale! Inizi a guardare. Inizi a guardarli, senti che c'è qualcosa che non va, ne appoggi uno per terra per avere tutte e due le mani a disposizione, sulla pedana dell'incudine, per avere tutte e due mani a disposizione, inizi a ruotarle come a voler scorgere qualche sorta di dettaglio in più, quando ti accorgi che sotto la superficie di questa strana patina grezza sembra esserci qualcosa che ricorda il bronzo. È come se ci fosse un piccolo pezzo raffinato, come se qualcuno avesse cominciato il lavoro di raffinatura, ma che non l'abbia mai completato. Che hai? Sembra sotto la patina intorno, sembra esserci del bronzo. Non è finito, Lordo. È qualcosa che hanno cominciato e non è finito. È proprio in quel momento che noti una strana runa incisa nella parte interna, in questi piccoli 2 centimetri vedi una piccola lettera. Una lettera nanica. Una runa. Nanica. Sicuramente questa runa, però, non è una runa normale, bensì sembra evocare una sorta di... Sembra come se volesse iniziare una qualche tipo di frase. Potrebbe essere una qualunque di un qualunque tipo. È una runa nanica, ma non capisco. Non c'è scritto qualcosa. Non guardi bene. Che c'è scritto? Tu parlavi delle incisioni. No, non lo so cosa c'è scritto. Non so leggere il nanico, ma sembra qualcosa che è cominciato ma non hanno finito. È come se fosse una lettera, un'unica runa. Ma c'è, è magico, tipo fa le cose, no? Sì, sembrerebbe avere infusione magica, ma... Guarda, se vuoi io so fare capire che tipo di magia è, però... Benissimo, ma prima ti allontanerai... Sì, però qual è il problema? Hai presente quando devi scorreggiare, che ogni tanto non sai se la scorreggia ti scappa la cacca? Sì. Quando faccio io però non lo voglio fare, perché poi ogni volta che scorreggio un po' di cacca. Mentre che tu riesci a trattenerti un po' di questa cosa. Ci provo, però non è che faccio. Cioè, guarda invece Elix, lui riesce a scorreggiare senza che si cacca mai. Sì, lo so. Hai reso l'idea, Lordo, grazie. Mentre il sospiro di Finn abbandona la sua mente stanca di stare accanto a prendere agli influssi di Lordo, ci spostiamo verso quella porta che adesso qualcuno sta barcando. Elix si sposta lungo il corridoio. Io ho estratto il mio stocco, sono abbastanza allerta. Sapevo che c'era questa stanza, questa mensa. Volevo vedere se c'era qualcuno qui. Il silenzio più totale accompagna tutto l'ambiente. In fondo riesci ancora a vedere la testa frantumata, il cranio spaccato, probabilmente da Luvria,
del povero goblin che si era salvato dall'ira del suo vecchio capo, Ruxitid, a quanto pare. Il povero goblin ancora giace lì, e il suo corpo probabilmente resterà qui, qua giù, insieme alle anime di tutti i Duergar che popolavano questo posto. Le vivande lì sui tavoli sembrano essere fresche, facendo molte virgolette. Sicuramente non sono avariate, ma sicuramente neanche invitanti. Avanzo. Dopo un breve sguardo appunto verso il goblin, varco la soglia della sala. Volevo vedere se c'era qualcosa qui. Quando arrivi lì, sembrano esserci delle scale che salgono verso i due torrioni che probabilmente erano gli avamposti, i punti di osservazione dei due goblin che vi hanno accolto, quei due che avete corrotto e che vi hanno indicato la via subacquea per entrare a Zorzula. E poi il grande portone di pietra, in questo momento chiuso. E qui, salendo le scale, c'è una specie di soppalco? Sì, che... c'è un piccolo soppalco che non è rappresentato, che sono con una feritoia, quindi è una piccola torre che dà all'esterno dove eravate. Ok. Allora salgo in questo soppalco e mi metto in un angolo. Mi siedo. Lì. E ripongo il mio zaino davanti a me. Ti siedi su un piccolo sgabello in pietra che probabilmente i goblin usavano come scalino per arrivare alla feritoia. E lì vedi che c'è anche un piccolo secchio che probabilmente è un misto tra una sputacchiera e un vaso da notte. Ecco, probabilmente qui andavano anche al bagno quando facevano la guardia, in modo da non fare sali e scendi verso le latrine che voi avete trovato. C'è puzza. Sopportabile, ma è come stare in un bagno di un autogrill, per renderti l'idea. Ok, faccio... casa. Dopodiché... mi sfrego le mani, faccio ora. C'era qualcuno che voleva sentire Helix, corretto? Già. Prendo il carion. Ricordo che qualche ora fa, forse un'ora fa, qualcosa meno anche, probabilmente una mezz'oretta fa, sì, ha iniziato a tremare, a vibrare, come a richiamarmi. Quindi, dopo appunto aver riposto il mio zaino davanti a me, filo la mano e inizio a cercare abbastanza tranquillamente il mio carillon. Ok. Fuoriesci la scatola di legno, che non emette nessun suono, tuttavia è ancora lì. Inizi a guardarla. Cosa vuoi fare? Vuoi aprirla? Voglio estrarre invece uno specchietto. Io ho uno specchietto che uso di solito per camuffarmi, mettiamola così, per sistemarmi i capelli, il cappello, prima delle esibizioni, chiamiamole così. Ed estraggo questo specchio e mi osservo davanti allo specchio. Quasi a... con la mano delimito tutti i contorni del viso di questa persona che ho davanti. E come sussurrato dico: che bello che sei. Come saresti stato, eh? Maledetto. Poi metto al lato lo specchio e apro il carillon. Il carillon si apre immediatamente e quello che c'è davanti a te, quindi questo, si ripresenta.
questo buco nero in un certo senso, che adesso è aperto davanti a te, questa volta offre una visuale strana, una sorta di figura in lontananza, come una silhouette che si mischia a questo strano movimento etereo. Poi, poco dopo, una voce, nel momento in cui non te l'aspettavi. Mi senti? Sì, ti sento. Bene. Perché così direttamente? Ho fatto qualcosa che non va? No, al contrario. Assolutamente. Ah, bene. Ho delle cose da dirti. E mi ha ordinato lei stessa di rivolgerti la parola. L'ultima volta non sapevamo se fossi in compagnia, quindi abbiamo preferito metterti un attimo alla prova e poi, ovviamente non sapendo che fossi tu, sai, non sappiamo mai chi maneggia questi strumenti dall'altro lato, a meno che qualcuno dei nostri non si diletti a, diciamo, scoprire la soluzione dei miei piccoli indovinelli. E soprattutto non sapevo se potevo parlare con te. Io ho una nota proprio di euforia totale a parlare. Stiamo parlando telepaticamente, giusto? No, no, senti proprio la voce. Ok, ok. Balbetto un po', quindi... Bene, ok, d'accordo. Cosa da riferire allora? Abbiamo scoperto che, a quanto pare, qualcuno della Rete Nera si trova a Phandalin. Corretto. Ti risulta? Corretto. Bene. E possiamo sapere il suo nome? Come si chiamava la... Mi fai un check di intelligenza. Ah, l'abbiamo incontrata stamattina. Lo so, ma hai incontrato tante persone. Ma... Non è altro, è semplicemente un nome. Va bene. Ok. Quando senti di ricordare il suo nome, senti che per un attimo la mente ti vacilla, poi ti viene in mente Linene. Linene, corretto. Si chiama Linene. Ho capito chi è. Stai tranquillo. Diciamo che era meglio se non avessi scoperto. Ma a quanto pare la Rete Nera si è mossa. E a quanto pare qualcuno ha riferito della posizione di uno dei nostri, vicino Phandalin. Nulla di... Non c'è bisogno di colpevolizzarti, stai tranquillo. La Rete Nera è un po' ovunque. Non è la prima volta che capita. Tuttavia, è giusto che io ti avverta. Quindi, puoi aggiornarci sugli ultimi sviluppi? C'è qualcos'altro. Sono tutto orecchio. Linene sa. Sa di me. Ah. Maledetta stronza. Sembra che indossasse degli occhiali per... Credo di aver capito. Ho fatto io quello che adesso praticamente porti addosso. Quindi capisco benissimo il problema. O meglio, ho fatto io. L'ho preso io.
Comunque, sono dentro il serpente già da un bel pezzo. Tra un po' di tempo mi confonderò con le sue viscere. Non ho intenzione che duri poi così tanto. Ho trovato dei fedeli compagni ad accompagnarmi, ma non so dove stiamo andando. Avete voi qualche informazione su qualcosa che vi possa servire, a parte questa linene? Quello che senti, caro Anvil, è lo sfogliare di un libro. Quindi senti della carta che si muove, come dall'altro lato. Elix, ho bisogno di qualche informazione. Dove ti trovi adesso? Parli con Elix? Sì, così che ti chiami. Già. Ma guarda lo specchio. Poi ti pone praticamente... do un calcio. Anzi, non un calcio, un pugno. Per spaccarlo. Mi trovo a Zorzula. Zorzula. Poi senti una piccola voce dietro di lui. Una voce stridula. Che riesci a capire chi è. Ma non nomini il suo nome nella tua testa. È come se... sai, che come se una persona che conosci, ok? Hai capito chi è. Ma non ci fai tanto caso perché sai chi è. Ok? Zorzula. Risulta? Sì, dammi un attimo. E che cosa ci fai lì a Zorzula? Indago. Sembra che vengano da qui i goblin. C'è una forgia, una grande forgia. Ok. Hai scoperto qualcosa sui goblin, Zorzula? Poi senti una voce sempre dietro. È una a quanto pare un avamposto Dwergar. E Zorzula era un Dwergar davvero famoso, a quanto pare. Abbiamo della documentazione. A quanto pare Zorzula, ma forse lo sai già, era un grosso capoclan, a quanto pare. Sì. Sembra che però questi goblin vengano comandati da un altro goblin che ha recepito delle informazioni, degli ordini, non ho ancora ben capito. Ma non credo che sia una possessione spiritica o qualcosa del genere. Credo che c'entri qualcosa di dannatamente affascinante. Probabilmente c'entra qualcosa che ha a che fare con il reame remoto. Il reame remoto controlla subito. E senti, Alex, un'altra domanda. Qua dice, dagli appunti che mi ha passato il piccoletto, che sembra ci fossero molti Dwergar in questo clan. Hai avuto modo di parlare con qualcuno di loro o con qualcuno o con qualcosa che resta di loro? No, tutti morti. Qui soltanto goblin, ma... ma? Che a voi risulti c'è una catacomba. O un posto in cui posso trovarne alcuni... Ehi, smettila di cercare quello che stai facendo. Cerca se c'è qualche... risulta qualche sala del tesoro o qualche cosa. Un attimo. Dai, dannazione, non abbiamo tutto il giorno. Ecco, sembra che ci sia... sembra che Zorzula abbia creato una sorta di grande segreta. Ha nascosto il suo tesoro laggiù. Dice che c'è una sala del tesoro. Risulta qualcosa? Sala del tesoro. Sì. Sembrava una sala parecchio familiare, sì. A proposito di questo, l'hai trovata per caso? Sì. Ho anche trovato un'iscrizione piuttosto familiare, mettiamola così, o poco familiare, a seconda dei punti di vista. E cosa? C'era scritto al mio grande amico Alaundo, qualcosa del genere? Com'era, sì. Com'era esattamente scritto? Era al mio amico e compagno Alaundo. Okay. Il mio compagno e amico Alaundo. Una dedica ad un certo Alaundo. Cosa hai detto? Alaundo. Alaundo. Ehi, piccoletto, vieni qui. Sto cercando. Smettila, vieni subito qui. Che cosa c'è? Alaundo. Che cosa c'entra il fondatore di Candlekeep con Zorzula? Dimmelo tu. Alex, sono io. Piacere di sentirti di nuovo, amico. Ciao, caro. Senti, per
perché alla Undo? Non ho creato io questo posto. Senti, abbiamo qualcuno a Candlekeep? Forse sì. Vado a parlare con lei. E credo che dovremmo fare una capatina a Candlekeep. E chi dovrebbe andarci, sentiamo? Attualmente con nuovi ordini, figuriamoci se è facile mettere piedi là dentro. Ci parlo io. Ci sono tre agenti che ultimamente hanno riposato per un bel po' il sedere. Magari li rimettiamo in movimento. Sì, con quello che hanno guadagnato, figurati se tornano. Ci penso io. Vabbè, aspetta, non te ne andare però. Che cosa c'è ancora? Alex, scusami, stavi dicendo che cosa avete trovato dentro questa stanza del tesoro? Un tesoro, tantissime monete d'oro. Davvero, davvero un'infinità di monete d'oro. Sembrava una delle vostre sale, a dire la verità. Addirittura. Beh, non portarle indietro tutte, mi raccomando. No, come ti ho detto, come ti dico sempre, ho altri interessi. Va bene, Alex, allora ho una missione per te. Una ufficiale e un'altra un po' meno. Ci sei? Sì, ci sono. Allora, intanto la prima riguarda alla Undo, o meglio, Candlekeep. Devi trovare qualcuno che, o meglio, anche un cadavere, o qualcosa da poter riuscire a mandarci per ottenere delle informazioni. Prima di strutturare un qualunque tipo di missione, dobbiamo avere informazioni essenziali su quello che è sul collegamento tra Zorzula e Alaundo. Questo è poi un'altra missione. Hai parlato del reame remoto? Sì. È un luogo molto brutto quello, Elix. Davvero molto 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 brutto. Non intendo andare lì. Però c'è qualcosa che non torna. E dico davvero, non ho mai visto una cosa del genere. Vi ho già riferito nei miei rapporti ciò che abbiamo combattuto. Ho capito. E beh, allora l'altra missione, l'altro compito è capire che diamine sta succedendo là dentro. Sei in un buon posto, Alex. Ottimo lavoro. Farò un grande elogio per te. Stai lavorando bene. Piacere mio servirvi. Non preoccuparti. Farò io le giuste due lodi alla dama nero. Bene così. Se vi serve un cadavere posso procurarvene uno subito. Sì, ma dovresti riuscire a rimpicciolirlo in qualche altro modo. Beh, inventati qualcosa, Alex, vedi tu. Poi ci penseremo noi a tirar fuori tutto ciò che può. A voi serve la testa, giusto? Non si parla mica coi piedi. No, ci servirebbe... oddio, com'è che funziona l'incantesimo? Dovresti... Beh, l'importante è che abbia le corde vocali, vedi tu. Bene. Parlate il nanico? Abbiamo chi lo fa. Bene, allora. Cercherò di portarvi un Duergar. Ok, Alex. Allora, possiamo servirti in qualche altro modo? Hai bisogno di qualcosa? Vedremo di procurartelo nel più breve tempo possibile. A dirvi la verità, preferisco giocarmi il mio jolly più avanti. Dopodiché, si sente una breve risata. Va bene allora, ti lasciamo lavorare. Grazie dell'aggiornamento, amico mio. Posso chiederti una cosa? La voce che parla è l'uomo in viola? Sì. Ok. Il grazie va a te. Ciao Alex, grazie. Ciao. Dopodiché vedi che il carion si chiude da solo. Chiudo questo carion e faccio... Bene, torniamo a noi. Cambio espressione totalmente, mi rimetto il cappello, rimetto lo specchio rotto nel mio zaino e scendo. Voglio raggiungerli.
i passi di Helix riecheggiano nella tromba delle scale. Allora, vogliamo fare un attimo il punto della situazione? Allora. Io non ci gioco più. Perché? Grande scena. Sì. Bellissimo. Non ci gioco più. Lavoro per la volta dorata, guys. Allora, ragazzi. Posto, va bene. Allora, eccoci io qua. Io ci pensavo da un po' che era così la questione. Eccoci qua, ragazzi. Un altro collegamento per le scaviaverse. Allora, si è capito più o meno che cosa è successo? Vabbè, penso di sì, no? Infame! Scusate, la tosse. Come infame? Vabbè, attenzione, perché ragazzi, tre agenti a Candlekeep? Perché sono andati a Candlekeep? Cioè, ci avete fatto caso? Poi, effettivamente, quando c'è stato il colpo, tra virgolette, non era specificato da il perché. A quanto pare c'era un collegamento tra Zorzule e Alaundo. E qualcuno, lei, a questo punto la dama in nero, è successo qualcosa che grazie a Helix si è mosso un passo verso Candlekeep. Quindi Gordo si fida di Helix. Vabbè. E fa male. Ma finché Helix interessano magari solo i soldi, io sto tranquillo. Ma lui ha appena detto che l'unica cosa che non gli interessa sono i soldi. Perfetto. E dunque, ragazzi, Helix si alza e scende le scale. Mentre noi torniamo da Arouk, sì. Seduto su uno di quei massi, ti guardi attorno, cerchi di concentrarti sul tuo respiro, cerchi di capire che cosa sta succedendo. Guardi Finn, anche lui è tormentato da alcune cose, però è un tormento diverso. In un certo senso la vostra empatia, l'empatia che provi verso di lui è come un doppio nodo. Siete legati in qualche modo da questi colori verdastri. Siete legati entrambi, esattamente come un doppio nodo, vicini l'un l'altro, ma comunque diversi. Mentre i tuoi occhi guardano a destra e a manca. Quanto hai di percezione passiva? 15. Vedi che davanti a te ci sono diverse pietre, ma noti una pietra che, come quando per esempio ci sono, è presente quando hai il cellulare in auto e ti arriva la luce nell'occhio, sì, che è il riflesso. In un certo senso un suo riflesso ti cattura. Mi fisso su quella pietra, la guardo, se non riesco a vedere nulla di particolare da dove sono, mi alzerò e mi avvicinerò alla pietra. Non appena ti avvicini alla pietra, ti accorgi che non si tratta di una comune pietra. È semisommersa tra le macerie. Effettivamente sembra esserci una pietra, ma sembra esserci anche un libro lì vicino. Poi scrani meglio gli occhi e noti che la pietra è il libro. Vedi un libro completamente fatto di pietra. Vedi che ha questa pietra illuminata al suo interno da probabilmente un riflesso interno dovuto alla composizione fisica del minerale, e vedi che queste pagine al suo interno sono appunto di pietra. Lo alzo, lo prendo in mano, inizio a... è sfogliabile, quindi vuoi provare?
Vuoi aprire? La pietra è così come la vedo, quindi emana una luce. Sì. Vedi che non è una vera e propria luce, non è come se ci fosse una fiamma al suo interno. Okay. Probabilmente dentro c'è qualche riflesso di qualche colore dovuto alla composizione fisica e traslucida della pietra che emana alla fiamma, cioè colora un po' come se fosse un cuore pulsante. Ok. Inizio ad aprirlo, apro la copertina e appena apro la copertina, Finn, Lordo, ho trovato qualcosa. Ma serio, comunque i due cilindri direi che li abbiamo tenuti. Ok, potete aggiungervi al vostro inventario. Uno strano libro. Che c'è scritto? Intanto ti dico che è fatto di pietra. Adesso provo ad aprirlo e ti dico se c'è scritto qualcosa. Apro la prima pagina. Quando apri la prima pagina, senti che si stacca con difficoltà, ma non appena viene via, vedi che la prima tavoletta di pietra rilascia una leggera polverina. Cerco di non respirare la polverina. La polverina sarebbe, no, è praticamente ok, terra. Nel dubbio, sì, ok. Scusami, sì. È nanico, completamente nanico, più puro nanico. Qualcuno di voi legge il nanico? Nope. Qualcuno vuoi legge? Gente, no. Parlate nanico? Ho pure preso tongs, ma purtroppo è solo per le cose parlate. Che ti piego un po'. Scritte. Lordo, te lo tiro. Ci cerca un attimo di... Dai che tu stai sempre seri. Intanto lo spettro rientra nella stanza. Elix. Ma io... Scusatemi ragazzi, ma io quando torno vedo Yoldak da qualche parte? Ah, bella domanda. Ragazzi, finalmente che l'abbiamo lasciato a fanculo. Ragazzi, quello è un aiuto importante. Effettivamente nessuno ancora l'ha più nominato. L'aveva chiamato il fantasma. Ma io me lo sono ricordato solo perché l'hanno scritto. Quell'essere eterno lo scrive, ma Yoldak, io chi è vero Yoldak? Raga, io vedo le cose, vedo. 20 euro, Alex. Anzi, mi sto dando un bel po' di roba in questa campagna, Da portare fuori. Allora andiamo con ordine. Quando arriva lo spettro, io vado davanti a lui. Aspetta un attimo. Hai trovato qualcosa? Fai sì con la testa per se hai trovato qualcosa. No, se non hai trovato niente. La creatura fa un cenno con la testa. Hai incontrato altre creature da cui sei dovuto scappare? Come sopra? La strada è interrotta a un certo punto? Ok. Ci sono resti di un carrello o... hai trovato oggetti particolari o solo roccia? Hai trovato oggetti particolari? Solo roccia? Grazie. Potrebbe esserci qualcosa là sotto, anche se lo spettro non è particolarmente loquace, quindi è difficile fargli le domande giuste. Che non parla, Lordo. Avrei notato che fa che alita e basta muovendo la testa, vero? Ho capito, ma non so che vuol dire loquace. Loquace vuol dire con una forte parlantina, tipo te, ad esempio. Ma se stiamo sempre zitti, non ci conosciamo mai. Sì, però... facciamo leggere il libro a Yorek. Sì, Yoldak potrebbe dirci qualcosa. Andiamo. Intanto Alex risponderà alla domanda. Yoldak no, non lo vedi nel corridoio. Vabbè, non è stata una mia iniziativa, quindi torno semplicemente, guardo a sinistra e a destra. Vedi i tuoi compagni che adesso si muovono verso l'uscita e ti incontrano. Vi muovete? Trovato nulla?
Niente di niente. Le stanze sembrano sgombre, almeno al lato nord. Ok, dovremmo andare. Ti mostro il libro. È scritto in nanico. Dannato nanico. Lordo ha trovato questi. L'ho trovato io. Sì, ho detto loro. E anche al loro interno c'è una runa nanica, però nessuno di noi parla il nanico. Il punto è che si fanno, si diventano tipo grandi e poi piccoli poco. Sì, hanno un qualcosa di, sembrano avere qualcosa di magico. Andiamo a recuperare il nostro amico nano, anzi Duergar, forse potrebbe comprenderlo lui. Mastro, una domanda, questo secchio in cui ho trovato questi cilindri era nascosto o era in piena vista? No, era in piena vista, era un secchio di metallo, il classico da dove si mettono le spade per... Sì, poteva essere anche quello, però sembrava tipo solo per contenerle. Okay, però non è, nel senso... Non era nascosto, quindi non era un segreto. No, perfetto. Questo lo sapere, va bene, segui gli altri. Allora, Master, prima di seguirlo, fermo un attimo Lordo. Aspetta, prendi. Ti passo il libro. Il cadavere della Revenant è ancora qui? No, il corpo è polverizzato. Compresa la sua arma? Sì, l'arma è legata al Revenant. A posto, allora niente, devo aspettare... Meno so leggere. Niente, andiamo Lordo. Ma devo partire io. No, pesa troppo per te. Oh, non è vero. Mo lo porto io. Dammi lì. Pesa quanto te questo libro. Ma... Prendilo, prova. Lo prendo. Non appena lo prendi, effettivamente il libro non ti aspettavi un peso così eccessivo e quasi ti cade dalle mani. Va bene, ma non mi serve. Io non so leggere, portalo tu. Accidenti, Lordo. Prendo. Ah, Lordo. Grazie ancora per prima. Non è fa culo. Vi allontanate dalla stanza e rientrate all'interno. Mi crea ansia sto token di sto goblin qua. Mi crea un sacco di ansia. Ma tutti ci domandiamo che fine ha fatto il tasso gigante. Vero boss di dungeon. La porta è socchiusa lì, non avete visto più niente. Ah, questa qua. Sì. Ah, così tipo. Appena rientrate nella stanza, vedete uno Yoldak di spalle. Vedete che questo piccolo nano, questo Duergar, adesso rimane lì a guardare il grande muro che avevate aperto e che adesso è completamente chiuso. Sembra osservarlo passivamente. Non appena rientrate, gira la testa e vedete il suo piccolo corpo e la sua faccia desolata guardarvi. Poi si gira e vi guarda in silenzio. Yoldak. Mi appoggio al letto intanto. Lui si avvicina. Sì, cosa c'è? Due cose. Tu hai detto che parli il nanico. Sì. Abbiamo trovato. Lordo ha trovato questi. Fagli rivedere, Finn. E glieli mostro. Questo. Fatio. Quello è un oggetto che non è ancora stato rifinito. Ha bisogno di una scarica magica. Ha bisogno di essere portato nel Sanctum. Tu potresti finire questo oggetto? Potrei. Bene. Guardo gli altri. Ma lo accompagno io? Non mi è permesso mettere piede nel Sanctum.
Non adesso almeno. Non senza l'approvazione di Zorzula. Perdonami, io. È la forgia che sta lì dietro, giusto? No. Il no. Sanctum è un luogo sacro. Yoldak, ho una domanda per te. Come sei finito imprigionato? Non te l'abbiamo chiesto. E io non ne sovvengo. Tuttavia, ricordo che ero già morto quando mi sono risvegliato dentro il vaso. Qualcuno ha creato questo abominio di corpo che ho adesso. Non ne ho colpe, non mi sento colpevole, ma io credo che se una persona, o meglio, una creatura possa saperne qualcosa, quello è Ruxidid. E io credo che Ruxidid abbia calpestato il Sanctum. Sì, lo ha fatto. Interloquisce con qualcuno, non sappiamo bene ancora chi sia. Proprio lì, nel Sanctum. Puoi spiegarci Shagur, di che luogo si tratta? Sciagura e annichilimento su di lui si abbattono giorno dopo giorno. Vuoi sapere di più sul Sanctum? Sì. Il Sanctum è una sorta di tempio, un luogo che Zorzula ha consacrato come ultimo baluardo del clan Duergar di Zorzula. Io non ci sono mai stato. Solo lui poteva entrarci. Tuttavia, una volta, mentre spingevo uno dei carrelli al piano superiore, ci passai davanti e mentre il grande capoclan entrava, riuscii a scorgere al suo interno una fievole luce. Si ferma, come imbambolato. Una luce verde? No, una luce bianca. Bianco come il marmo più puro, senza nessuna macchia. Bello. Ti faceva intimidire. E io provo nostalgia per quei tempi dorati. Si zittisce, si ammutolisce con una strana vena triste che per chi in questo momento prova a capire un po' lo stato d'animo del Duergar, riesce quasi a condividere. Questo libro invece, come riportato alla realtà? Ah, siete entrati nella forgia. Ah, meraviglia e stupore. Ehi, vorresti vederla con i tuoi occhi? Appare una strana espressione. Mi piacerebbe tanto. Gli sorrido. Seguici, dai. Andiamo lì. Sì, ricordo i tizzoni. Ricordo i colpi di martello e le incudini fragorose. Ricordo i miei fratelli. Ricordo appena arriva lì davanti. Oh, gioia e giubilo! La mia cenere trema.
La forgia! Un Duergar batte ancora le palpebre! Qui giù è la forgia di Zorzula! Che gioia che mi avete dato! Si avvicina a voi, grazie! Grazie! Ma lui si è reso conto che abbiamo ammazzato tutti i suoi fratelli? O no? Lui, io con un angolo tipo un po', un po' sembra... a disagio guardo i cadaveri solo per qualche istante, poi ritorno su non di lui. Non sembra guardarsi, cioè non sembra come notarli. Ah, ok, ok. Si volta a destra e a sinistra, felice come un bambino. L'odore della... Io mi avvicino dove ci sono qui i carboni. Cos'è questo? Sì. Yoldak. Quello è il grande... La grande brace blu. È ancora di un colore molto azzurro. Una volta le temperature erano così alte che la fiamma diventò blu. Zorzula, affascinato, decise che quella era la temperatura giusta perché le sue armi divenissero le più belle e le più forti. E così noi, Duergar, abbiamo dovuto trovare il modo di mantenere quella temperatura. La brace è ancora azzurra e sembra ardere. C'erano altri Duergar qui? No. Avete trovato qualcun altro? Io guardo non rapidamente... Erano... Aspetta, Finn, guardo rapidamente tutti e a voce un po' più alta. Purtroppo... Poi guardo Finn. Purtroppo questo sacro... luogo è stato violato. Puoi vedere le sue ceneri laggiù e il sangue dei tuoi fratelli. I miei... Si avvicina ai corpi. Ma questi non sono Duergar. Questi... Poi si ferma per un attimo. Basil... Ma cosa è successo al suo volto? Questi... Vokur! Oh. Noi non abbiamo fatto in tempo a capire la loro vera natura perché siamo stati attaccati da un'altra creatura. Una creatura che a quanto pare è riuscita a entrare, ma la porta era sigillata. Mi chiedo come abbia fatto. Ci sono molti passaggi a Zorzula. Ma questi... È stato Ruxidid. Riconosco il verdastro sangue. Ah! Si volta verso di voi. Rendete onore al mio clan. Vi prego. Uccidete Ruxidid. Guardate i miei fratelli. Ne abbiamo tutta l'intenzione, Yoldak. Come posso aiutarvi? Ci puoi curare che siamo messi male. Sono in grado di aiutarvi. Facci strada verso... Puoi farci strada al momento giusto per arrivare al Sanctum. L'ascensore va riparato. Hai detto di essere in grado di ripararlo, sbaglio? Serve un cristallo. Un cristallo? Sì. Ma è quello sul libro. Mi hai fatto vedere il libro. Sì. Poi si è fissato con la forgia. Cosa? È questo il cristallo?
Arok, alza il libro. E quelli che stanno. Dove l'avete trovato questo? Qui in forgio. Lui lo afferra. E inizia a tradurre ciò che viene detto. A voi, ragazzi. Beh, deve leggerlo il nano. Quindi a te, Amber. Ok. La forgiatura dorata. Valorosi nani dorati, amanti del lusso e dell'arte. Questa guida è pensata per coloro che desiderano perfezionare l'arte della forgiatura nanica con un tocco di eleganza dorata. Seguono molte pagine di encomio alla razza nanica e alle sue discendenze. La forgiatura nanica dorata è un'arte raffinata che richiede precisione, creatività e l'abilità di trasformare metalli preziosi in opere d'arte scintillanti. Seguite attentamente questa guida per plasmare il vostro destino come fieri forgiatori degni della nostra terra natia. Seguono istruzioni precise sull'arte della forgiatura, strumenti e metalli preziosi. La forgiatura nanica dorata è un'arte che unisce abilità tecnica e gusto estetico. Ogni pezzo che create sarà un'opera d'arte che riflette la vostra eredità dorata. Siate ispirati dalla luce del sole e dalle ricchezze dell'oro e diventerete maestri forgiatori dorati, conosciuti in tutti i territori della Grande Crepa. Segue un capitolo sui cristalli magici. L'utilizzo di cristalli magici viene da sempre studiato con priorità dai nostri incantatori. Infondere la propria magia in alcuni cristalli permette loro di canalizzarla in modo molto funzionale e pratico. È possibile così innescare reazioni con le nostre fucine e miniere. Alcuni dei nostri, proprio mentre scrivo, stanno testando un nuovo modo di muoversi per i tunnel degli scavi. Utilizzando magia, cristalli e carrelli. Questo è uno dei libri che eravamo soliti trascrivere. Ma questo non ha molto senso. Voi eravate dei Duergar, giusto? Perché parlare di dei nani delle colline? Noi apprendevamo tutto. Spesso i nostri depredavano anche roccaforti naniche prima di venire qui. Questo libro è stato ricopiato da Duergar vecchi, molto più vecchi di me, e custodito dai giovani. Quindi chissà quale nano l'aveva copiato da chissà quale altro libro. Quindi, come è scritto in questo libro, dovremmo creare un cristallo magico per attivare l'ascensore. Hai detto qualcosa del genere prima? Infondere la magia. Siete maghi anche, no? Sì, possiamo usare la magia. Io, Finn Rook Lordo, non sarà molto, ma se quello che dice il nostro amico è vero, e se loro sono stati cambiati dalla magia di Ruxitid, allora mi avvicino a uno dei Duergar morti. Allora vale la pena sezionarlo. Che senso? Vedere come è fatto al suo interno. Immediatamente Yoldak si para davanti a te. No! Non toccherai mio fratello. Sono già stati deturpati abbastanza. Già. Ma non è più tuo fratello. Il suo viso l'ho riconosciuto. Per me lo è ancora. Sono pronto a difenderlo. Non toccare il suo corpo. Se io trovassi il modo di riportarlo al suo stato originario? E come? Se tu potessi parlarci per qualche istante, ad esempio, ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe, sì.
ti farò parlare con lui. Poi lo sezionerò per studiarlo. Ti va bene come accordo? Potrai dargli un ultimo addio. Persuasione, classe difficoltà 14. Vai. Come fai a farlo parlare? Non parlare come morto. Aspetta, è un non morto? Perché non si può fare se non morto. Non credo che fosse un non morto. Ufficialmente. 11. Ho fatto 11. Lui ti guarda. A questo punto mi accontento di portarmene il ricordo della sua voce, piuttosto che vederlo sventrato. È già stato ferito. Probabilmente lo avete attaccato voi. Ma sono pronto a passare su questo, perché non erano in sé. Ma non voglio vedere altra violenza sui loro corpi già deturpati. Yoldak, guarda, non si tratta di fare violenza ai loro corpi. Si tratta di capire come sconfiggere Ruxitid. Ruxitid gli ha fatto quello che vedi, quei cristalli verdi che fuoriescono dalle loro ossa e hanno bucato i loro poveri resti. Forse studiando questi cristalli potremmo riuscire a trovare qualcosa da utilizzare contro Ruxitid. Capisco il tuo dolore, capisco la tua sofferenza, ma potrebbe essere molto importante. Non sono questi i cristalli che utilizzavano i miei. No, certo, ho capito. Questi sono i cristalli che, a quanto ho sentito, anche Ruxitid ha, che spuntano dalla sua testa. Per questo possiamo trovare qualche informazione che ci sarà utile per ucciderlo e vendicare i tuoi fratelli. Ti concedo un altro roll, ma stavolta, dato che il primo è già andato, la CD diventa 15. Ok, posso dargli un vantaggio inserendomi e dicendo anche un'altra cosa? Vai. Yoldak, come vedi, i segni della battaglia parlano chiari. Io attacco con uno stocco. Guarda, quella non è opera nostra. Come ti ho detto, qualcun altro è entrato prima di noi. E se non ci credi, la porta è sfondata. Vantaggio. Dai. Mi guarda. E che gli è piaciuto il discorso. Si prende un secondo. Gira per la stanza. Si muove verso gli altri compagni mentre la sua cenere si ricompone tra una colonna e l'altra. Passa sotto il braciere. Sotto il lucernario. Dopodiché fa un giro dell'incudine fino a ritornare nella sua posizione originaria. Messia. Ma voglio porvi una condizione. Mi dovrete portare la testa di Ruxitid. Voglio che mi sia consegnata. Saremo la sua sciagura e il suo annichilimento, quello che tu gli hai augurato prima. È da un bel periodo che non facciamo altro che tagliare testa ai nostri nemici. Io poi vorrei chiedervi se l'offerta di parlare con mio fratello è ancora valida. Certo. Un abbraccio da fratello a fratello non si nega a nessuno, men che a un alleato. Effettuerò il rituale, ci metterò un po', e non so se sarà così tanto piacevole. Dubito che vorrà parlare con me, ma puoi starmi accanto. Mi avvicino ad Eli. No, perché non l'ho ucciso io questo.
Niente. Vabbè, però lì l'ha ucciso la scimmia. Sì, 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 non dovrebbe sapere che l'ho ucciso io. Infatti. No, non può capirlo. Comunque, poi in ogni caso risponde alle domande. Non è detto che il Dwerger gli chieda come siete morti. Comunque, certo. Potrebbe anche. Comunque, benissimo. Inizio a effettuare il rituale. Traccio un cerchio magico intorno al Dwerger. Lo guardo con abbastanza calma. Ecco, accendo degli incensi e inizio a formulare appunto le formule magiche. Mm-hmm. Lo vorrei lanciare da rituale, ma non so se posso fare da rituale Speak with Dead. Mi sembra di sì. Mi pare di sì. Sì. Ok. No. Scusami. No, parlare con gli animali, sì. Parlare con i morti non è rituale. Ok, non è rituale, perciò ci metto un'azione, quindi lo faccio abbastanza velocemente. Durerà 10 minuti. Dunque, okay. Accendo questi incensi, guardo il Dwerger, gli faccio buona fortuna, amico mio. Mentre il fumo degli incensi che ti porti appresso comincia a riempire la piccola area dove siete, gli occhi vuoti di Yoldak guardano il corpo di suo fratello che lentamente inizia a muoversi. La creatura, questa creatura qui, inizia a digrignare i denti, dopodiché la mascella si riassesta e una piccola, minuscola sillaba fuoriesce dalla bocca. Vedi che i suoi occhi si aprono, il suo corpo non si muove e la sua mascella fa su e giù. Poi posso parlargli, dice Yoldak. Devo intercedere un attimo soltanto. Voi due vi conoscevate? Parla al Dwerger, non al Dwerger morto. Sì. Sì. Lui lavorava nella forgia, io nella miniera. Bene. O spirito che oso risvegliare, solo per un istante, rispondi a 5, solo 5 domande che noi mortali poniamo a te. Conosci questa creatura? Lei sarà alla quale dovrai le prossime 4 risposte. O anima defunta. Fratello mio, mi senti? Cosa ti ha ridotto con questo aspetto? Lui ti guarda. Non lo capisco. Perché non parla? Forse non conosce la risposta. Proviamo. Provo con una domanda che potrebbe sapere solo lui. Qual era il nome del tuo piatto preferito? Te lo ricordi? Finn, mi fai un check di arcana. Subito, capo. Intanto, accanto a te, è passata un'ora e lo spettro si dissolve. Perché si dissolve? Dura fino a... No, dura 24 ore. Ah, io ho capito, un'ora, va bene. No.
tutto il giorno si dissolverà con riposo lui, cioè lo rimetto lì, lo rimetto. Oppure muore. Nella risposta dello spirito ho capito Aglione, non so se era quella la risposta. Sicuramente. Allora, ahimè, 7. Poi questo spettro che si muove di fianco ad Aruk, Finn, guardi e ti viene in mente questo: alcuni non morti non possono parlare, riconoscono il linguaggio ma non possono parlare. Temo che ciò che gli è stato fatto gli abbia tolto l'uso della parola. Ruxitid, rendendoli non morti, è come se avesse divorato, distrutto la possibilità di questi poveri Duergar di comunicare. Possono capire le nostre domande probabilmente, ma niente più. Gli occhi del Duergar ti osservano e un cenno con la testa. Ma non è ancora finita, amico mio. Potresti parlare il linguaggio che tutte le creature, che tutti gli esseri viventi parlano. E qui non puoi parlarci, ma la sua anima può capirti. E qui fai ciò che ti senti. Fratello mio, questo Ruxitid è nel Sanctum. Ti ha mai parlato? Conosci il forgiatore? E dov'è? È con Ruxitid. È potente. Si ferma per un attimo. Poi vedete che i suoi denti battono. Un nemico. Un grande nemico si nasconde qui. Vi guarda. Temo per la vostra vita. A questo siamo abituati. Aspetta, quanto potente? Quanto è potente questo Ruxitid? Quanto realmente? Bella domanda. Ruxitid. Ah, sì, ricordo. Ruxitid è più forte di Zurzula. Ah. Gli occhi del Duergar si socchiudono e prima di spirare una seconda volta vedete un cenno con la testa. Zurzula è uno dei combattenti più potenti che io abbia mai conosciuto. Era in grado di utilizzare la magia. Ha ucciso le creature delle profondità. Respinto grandi e potenti drogo. E se Ruxitid è superiore, non ho idea di quello di cui aspettarmi.
Sembri conoscere un sacco di cose, amico mio. Ti farò una domanda, ma probabilmente non ne conosci la risposta. Phandalin, conosci questo posto? No. Mi è parso di capire che c'è una sorta di rapporto tra Zurzula, questi goblin e Phandalin. C'è qualcosa che ci sfugge. Mi giro verso Finn, Lordo e Aruk. Il ponte che collega questi elementi. Che cos'è Phandalin? Phandalin è un villaggio di frontiera che si trova non troppo lontano da qui. Non ne conosco nulla. Mi dispiace. Continuo a divorarmi, ragazzi, quello che ha detto quel goblin. Anche loro hanno un retaggio e tutto questo accanimento verso la cittadina, come se avesse un ruolo. Quale? Perché? C'era quel libro di Zurzula lì tra gli archivi. Lo abbiamo trovato. Perché? Tutto sembrava ricondurci qui. Ma questa sembra un'altra storia. Beh, forse sappiamo ancora poco. Forse dobbiamo andare avanti. Yoldak, ma tu conosci il nome Alaundo? Alaundo. No, non lo conosco. Poi si fermo per un attimo. Qualcosa è cambiato. Vedete che il petto di Yoldak, le strisce verdastre cominciano a pulsare. Qualcuno è giunto. Poi, dove? Vedete che Yoldak improvvisamente inizia a tremare. Ragazzi, vedete, sentite questa sensazione? Intorno a voi le luci cominciano ad abbassarsi. Tutto diventa più buio. Riuscite a intravedere? Sembra che una strana sensazione inizia ad attanagliarvi il petto. Vedete che le luci si fanno più buie. Improvvisamente l'azzurro diventa violaceo. Il buio diventa più buio. E Yoldak piano piano inizia a sciogliere la sua cenere, diventando sempre più basso. Qualcuno sta facendo... Sta camminando azzurro. Ho paura. Ho paura. Sentiamo il battere del martello? Sì. È questo che senti, Aruk? Sì. Yoldak. Yoldak, chi è questo forgiatore di cui parli? Non ne ho idea. Non l'ho mai visto. È qualcuno che andrò a prendere a calci adesso. Poi Yoldak si avventa su Helix, gli prende i calzoni, si aggrappa a lui senza fargli del male, semplicemente si aggrappa e gli dice: questo luogo è maledetto.
dimenticatevi di tutto. Questo luogo ormai è una terra di confine. Ti abbiamo fatto una promessa. Uccidere Ruxitit è quello che voglio fare. Il buio è il nuovo padrone di questo luogo. No. Non c'è buio se la luce la porti dentro. Cerca di rimanere saldo. Stai con noi. Indicaci la via. E porteremo giustizia alla tua gente. Il buio si fa più intenso. Molto, molto intenso. Talmente intenso che d'un tratto i vostri occhi smettono di vedere. Un buio pesto, un buio enorme, un buio più buio del buio. Vedete esattamente questo ambiente, ragazzi, questa tinta. Master, mi viene istintivo, accendo la torcia. E cala. Sempre. La torcia si accende. Caro Lordo. E improvvisamente intorno a te riesci a vedere e riesci a proiettare una luce come se fossi un semplice umano. Come se la tua scura visione fosse stata disattivata. Vedete esattamente come gli umani. Avete bisogno di luce per vedere al buio. Io, okay. Master, solo una cosa, la capirai. Molto velocemente, quasi fosse un movimento meccanico, mi tolgo il cappello e mi accarezzo i capelli. Mm-hmm. Dopodiché, tranquillizzato, accendo anch'io una torcia. Vedendo, noi lo vediamo Lordo che accende una torcia e lui appare illuminato, giusto? Come sì, se noi fossimo al buio e quindi l'unica cosa che vediamo è Lordo, giusto? Esatto, lo vede da colori comunque. Domanda, Master, ma persino io che vedo attraverso l'oscurità magica non riesco a vedere più un bel niente? Aspetta, lui ha vista del diavolo, quindi forse lui... Sì, lo so. No, riesce a vedere esattamente come voi. Quindi, spiegami una cosa, Master. La luce delle fiamme... È come se venisse assorbita. Ora la luce delle fiamme non c'è più. No? Io vi ho detto che ci sono degli orologi in questa avventura. Ci sono delle cose che succedono quando passa tanto tempo. Ok. Questa è una di quelle. Non è ovviamente da dungeon, non è nel manuale, però sono cose che accadono e questa l'ho messa io. Ok. Ma quindi la torcia funziona o no? Cioè... La torcia funziona, sì, dovete immaginare che siete umani. Ok, sì, quindi ma la fiamma si vede, no? Stallone. Sì, voi vedete intorno al Lordo, vedete che c'è luce, vedete anche a colori, ok? Non vedete in bianco e nero. Quindi la fiamma c'è? Sì. No, ha detto di nozzi. Si sono spente le luci che erano qui dentro. Sì. L'effetto che ha sull'alone di luce è come se incontrasse una sorta di muro, oppure come se venisse assorbito. Okay, siamo umani. Come se fosse una semplice fiamma al buio. Ok, perfetto. Uguale. Semplicemente tutto si è annerito e i vostri occhi funzionano esattamente come quelli di un umano. Ok. Voi? Sì. Quando ti giri a guardare vedi Finn che stringe giudizio e c'ha uno sguardo terrorizzato. Ma proprio terrorizzato. Accendo una torcia anch'io.
Anch'io, Master, mi avvicino a Lordo, prendo una torcia, la appoggio alla sua e accendo. La luce illumina nuovamente i vostri animi, tuttavia la preoccupazione è molta. Rook. Sì. Siamo feriti, ma non possiamo starcene qui. No, lo so. Ti grigno i denti e mi sussurro tra me e me alcune parole. Ok. Ironico. Sono pronto. No, aspetta. L'ho visto tra il mio zaino. Gli do una pozione. Ma noi, Master, è passata un'ora, hai detto. Il riposo breve è stato fatto? No. Ok. Non me l'avete annunciato. Siamo stati in giro, abbiamo fatto cose, non... sì, abbiamo fatto check e cose. Io pensavo, pensavo che durante questo lasso di tempo in cui non facevo niente, pensavo devi che... devi fare attività non stancanti. Vedi che Finn si volta. Scappiamo. Torneremo dopo. No, Finn. Usiamo il passaggio... il passaggio segreto ai bagni. Finn, non sappiamo quanto tempo ti rimane. Prendo una delle mie due pozioni. No, te la voglio passare io a Rook. Te la passo proprio. Ok? Ok. Cerchiamo di essere saldi. Almeno noi due. Poi sì. Ne esco un'altra anch'io. Alzo il calice come fosse appunto un boccale. Faccio un giorno brinderemo alla risacca del teschio. Cerco di concentrare sulla mano la magia di una deflagrazione oscura, senza voler lanciare su nessuno, solo per... voglio cercare di capire se ho ancora la mia magia. Lanci un riflesso. Quando lanci questo riflesso, però, fuoriesce una sorta di scintilla. La tua magia c'è ancora, funziona. Tuttavia, la tua mano, non appena... dopo che queste piccole scintille si esaltano, come se diventasse trasparente per un attimo. L'avete visto anche voi? Solo. È una domanda che vi faccio proprio. L'avete visto anche voi? Io non... No, non l'ho visto. È una cosa molto veloce. Ok. Guardate la mia mano. Lo rifaccio. Stessa identica cosa. Non appena fa quest'altra scintilla, la mano di Finn per un attimo diventa semitrasparente. Ma non trasparente nel senso che diventa invisibile. Immaginate che la sua pelle diviene quasi vetro. Ok, sì. Vedete le ossa, i nervi. Traslucida. Esatto. Come la pancia di una rana, per intenderci. Di una rana, di uno di quei ranocchi che hanno... sono semi-trasparenti, si vedono gli occhi all'interno. No, nessuna nuova magia. E vedete che mi sto... toccando dove tengo la pietra. Che facciamo? Andiamo avanti? Sì. Volevo dire anche... potevo pure tornare indietro, fatemene... Lordo, non gridare. Qualcosa di strano sta succedendo. Non fare baccano. Rook, vado per primo. Seguimi. Si arresta. Lordo, una parola. Mi avvicino, mi inginocchio davanti a lui, lo prendo per le spalle. Io so che tu non vuoi fare del male. Ti ho visto le ultime battaglie che abbiamo combattuto. Questa volta, però, aiutaci. Non potrò stare in piedi sempre.
portato, tutto alzato io, sì, ti sei caduto. Lo so, lo so. Ci serve di più però, Lordo. Ci serve qualcuno che colpisca i nemici. Non so quanto riuscirò a rimanere in piedi, ho le gambe che tremano un po'. Le mie forze arrivano al limite, ma non possiamo attendere. Ragazzi, mi dispiace interrompervi. Tutti quanti mi fate un tiro salvezza su carisma, classe difficoltà 10. Carisma! Troia. O capperi! Allora, beh, carisma, tu dovresti essere a posto, Lordo. Ma facessi 5! Micchia 3. Va bene, sono arrivato a 10 preciso, Lordo, preciso con un bel 3. Lordo, per un attimo, il tuo corpo reagisce. Dopo che ti zittisce, senti come qualcosa, mentre ti zittisce, appunto, di, tra virgolette, mordi la lingua, senti qualcosa che ti cammina sotto la lingua. Appena provi a toglierti qualcosa, questa cosa, estrai una sorta di piccola massa molliccia, una sorta di pustola o qualcosa del genere. Appena la estrai, vedi che questa, al suo interno, sembra avere qualcosa che si muove. Appena cosa vuoi farci? La guardo sconvolto. Che cazzo? Cioè, vorrei capire cos'è. Piano piano si spacca. Appena la getti per terra, l'involucro si rompe e quello che vedete uscire è una sorta di minuscolo, insignificante scarafaggio, piccolissimo, come se fosse appena nato. Questo scarafaggio, però, ha uno strano, qualcosa di strano sulla schiena. Non appena lo riuscite a guardare meglio, notate che sembra avere una sorta di come potrei dire, uno strano allo stato brado, una come un bulbo oculare sulla schiena, come se il corpo fosse costituito da uno pseudo occhio. Questo implode su se stesso pochi secondi dopo, come se il periodo di incubazione non fosse stato abbastanza. Master, una domanda. Mi ricorda l'occhio della visione? Potrebbe, un bulbo oculare. Alex, cosa ne pensi? Io che cosa ne penso? No, tipo, ero in testa al gruppo, no? Poi si sono fermati a parlare, ho visto sta cosa. Oh, con gli occhi spalancati. Nevroticamente faccio stessa cosa anch'io per vedere se sento qualcosa. Mi tasto la lingua con i polpastrelli per vedere se sento rigonfiamenti o cose. Faccio... Lordo! Cosa... Che cazzo era quello? Vedi Lordo paralizzato.
paralizzato. Non l'hai mai visto fermo. Sono paralizzato letteralmente. Quando vedi questa visione, i tuoi compagni vedono soltanto uno scarafaggio per terra, ma tu vedi questo bulbo oculare, Lordo. Però voi vedete che gli è uscito uno scarafaggio dalla bocca. Un nuovo di uno scarafaggio. Ok, allora faccio. Che schifo. Ma chi ce l'ha messo lì? Beh, sai, è un coboldo, magari si mangia le scarafaggi tra un po' di volta. Sì. Che ci sia uno scarafaggio in bocca di Lordo non è che è un po' strano. Il fatto è che non ce l'ha messo lui, è quello, sì, il problema. Bello. Subito. Ok. Oddio. Hai fatto bene a descrivere il dopo, perché sono molto rilassato. Ok, faccio. Vabbè, non volevo dirvelo prima, ragazzi. Faccio verso Rook e Lordo. Avete finito voi due? Forza. Sì, dai, Lordo. Cazzo è? Prendo la borraccia e bevo. E prendo. Elix, ascensore o andiamo verso l'ascensore? Non direi che abbiamo il tempo di creare cristalli magici. E allora, da dove saliamo? Mi giro verso il Duergar. Solo tu ci puoi indicare la via. Dove andiamo? Aspettate. Si sposta verso di qua. Lo seguo. Aruk. Sì. Fermo un attimo Aruk. Bevi anche questa. E gli do Potion of Greater Healing. Buona! Quella che avevamo comprato. 4 di 4 più 4. Ora magari ci mette tipo il combattimento contro tre Nautic e poi il Duergar. Sì, scusami, dimmi. Lo guardavo film, sicuro potrebbe servirci dopo. Ne ho un'altra piccola. No. Ma sei messo ancora troppo male. Prendi quella. Ok. Il Duergar fuoriesce dalla stanza e si muove verso, mamma mia che schifo, davvero. Vabbè, dai, ci sono c'è anche il più 4, manca anche il 4, quindi sono 13. Sono 13, dai. La creatura si muove verso il grande ascensore che vi ricondivido. Questa grande struttura di metallo e pietra sembra essere disattivata. La creatura inizia a chiedervi: Elix, dimmi. All'interno dovrebbe esserci una sorta di pietra violacea. Cercala. Faccio subito. Attento. L'ascensore è stato anche scavato un po' più in basso, anche se non ci sono altri piani. Potrebbe cadere. Rimarresti intrappolato. Oh, la mia fida corda, che finora non ci ha mai deluso. Estraggo la corda, ricordando il combattimento contro Lothiug. Allora, okay. Master, voglio entrare all'interno. Penso che sia tipo la tromba dell'ascensore, no? Una cosa del genere. No, c'è proprio il vano dell'ascensore. Ah, ok. Semplicemente fermo, immobile, stoico. Ok, lui mi ha detto cerca una pietra viola. Esatto. Ma sopra o sotto? No, all'interno della camera dell'ascensore. Ah, ok. Sì, allora entro, però ho la corda in mano, eh. Ok. In modo tale che se nel caso in cui... Anzi, la passo direttamente ad Aruk prima di entrare. Così nel caso in cui magari questa struttura cede o succede qualcosa di particolare, ho la corda. Ok, entri. Seguendo le istruzioni di Yoldak, ti conferisce vantaggio alla prova di indagare. Ok, quindi indagare, vantaggio. Io intanto credo la corda con Aruk. Io credo in El Gabbro. Beh,
Va bene. Va bene. Guarda quel 13. Inizia a guardarti attorno. Non noti nulla quando, alzando lo sguardo in alto, vedi sottosopra un piccolo cristallo infilato in una fessura di pietra. Vedi che è appuntito, grande quanto due pugni chiusi. Così, grande così. Ok. Sono abbastanza vicino da poter comunicare col Dwargar, giusto? Sì, certo. Ok, cosa devo farci? Lo devo tirare? Prendilo, portalo qui. Ok, provo a spingermi verso sopra, appunto, e cercare di afferrarlo. Lo afferri. È incastrato. Check di atletica. Atletica. Non lo posso fare coi piedi, con acrobazia, vero? No. Da questo serve una mano, Felix. La difficoltà 14. Ti do il via e tiri la corda, ok? Ok. Posso farlo un vantaggio. Se vuoi lo vuoi legare intorno al cristallo e tirare, non ho capito. No, io siccome gli ho dato la corda da Rook. Lui stringe il cristallo e Aruk tira la corda, che tira Envil, che tira il cristallo. Ok, vai, dai. Vabbè, in caso gli... Uso l'azione di aiuto su Helix, okay. E uso il mio secondo utilizzo di ospitalità. Ah, va bene, fammolo così, dai. Helix, c'hai anche temporary hit points. 6 punti dritto temporanei. Questo è golden. Per sempre? Finché non finiscono. Ok, vai. Ok, atletica vantaggio. Fai un bel respiro, Alex, prima di... Prima di fallire il tiro, il colpo. Dai un colpo al cristallo, praticamente. Un colpo di reni. Tiri improvvisamente, scusami, il cristallo. Questo non viene via. Tuttavia, si sente... L'ascensore sembra muoversi. Attento! Cazzo! Esco subito dalla cameretta. Sembra che fosse molto più incastrato di quello che pensavo. Non appena hai toccato il cristallo, comunque hai sentito una sorta di risposta dal cristallo. Come se volesse attirare la tua magia verso di lui. Lordo, sembra che ho avuto una strana sensazione toccando il cristallo. Sembra che interagisca con la mia magia. Puoi fare quell'incantesimo per vedere le aure? Sì, però... rischiamo di esplodere tutti. Non è vero. Diciamo che è presente quando devi fare le scorregge. Sì, però ti scappi. Però lo posso fare. Ok, non proprio rido, tipo proprio esattamente così faccio. Ok, non dire altro. Beh, Rook, sembra che serva una se mano. Lo faccio. No. Sembra che serva una mano. Sembra che serva una mano più forte della mia. Stai attento. Vai, provo io. Sì. Mi avvicino. E questo Helix. Sì, lo vedi. Stai attento. Non sappiamo cosa faccio. Basta tirarlo via. Già. Vai. Ok. Classe difficoltà allora, 14. Io mi metto fondamentalmente davanti all'apertura e passo l'asta di giudizio vicino ad Aruk, in modo da poterlo tirare via. Si aggrappa e prova a tirarlo via velocemente. Purtroppo è neanche se uso fortuna di molti, perché massimo 3 arrivo a 12. Il cristallo non viene via. Yoldak dice: lo hanno stretto bene. Sì. A questo punto direi di lasciarlo lì. Provate a
utilizzare la magia. Riattivatelo, come dice il libro. Lo faccio allora. Quando lo dice mi allontano tantissimo. Sì, anch'io. Esatto. Anzi, io gli sto vicino. Faccio, vai, Lordo. Sì. Lordo? Va bene. Allora lo faccio. Individuazione del magico. Individuazione del magico? Ok. Però lanci. Rollare. Aspetta, no. Silenzio. Vedete che Lordo lancia questo incantesimo verso il cristallo. Non appena lanci questo incantesimo, i tuoi occhi si illuminano di viola, ma quello che vedete voi che gli siete lì vicino è che questi occhi viola vengono estratti dalle sue iridi e il cristallo li assorbe. E inizia a brillare con uno strano impeto in quel secondo. L'ascensore dà un colpo e sentite il acquietarsi. Dopodiché, all'interno dell'ascensore, il cristallo proietta una sorta di luce e la camera all'interno dell'ascensore si illumina. Sentite che adesso l'ascensore funziona e Yoldak dice: il Sanctum è più vicino di un passo. Quindi oltre questo ascensore troveremo il Sanctum? No. L'ascensore porta ai tunnel. Oltre i tunnel c'è il Sanctum. Salite e dite la parola go back. Vuol dire sali in Nanico. Tu non verrai con noi? Se volete. Sì, mi sembra giusto. Vieni con noi e osservaci mentre uccidiamo quel bastardo. No, io non entrerò nel Sanctum. Non costringetemi a farlo. Vi accompagnerò fino adesso, però. Zurzura non ti ha dato il permesso, è vero? Non l'ha fatto prima di morire. E io onorerò la sua promessa. Poi lui sale a bordo. La porta la potete aprire. E prende il posto. Salite sull'ascensore, dunque. Eh sì, però sì. Non mi fa passare il token, vabbè. Ah, ok. Ecco. Lo spettro vi seguirà. Tanto lui passa attraverso tutto. Poi, appena entrate tutti, Yoldak dice: Koak! L'ascensore si chiude e sentite un... mentre... l'ascensore sale, i rulli tremano. La terra intorno a voi batte contro le pareti dell'ascensore e concludiamo qui questa sessione. Dai. Che dire? Bellissima sessione, che dire? Bellissima. Che l'horror dire? Roleplay, bella. Bella. Bella, sono state scoperte tante cose, anche momenti. Andy c'è una merda. Ma come una merda? Ma che palle. Ma che palle. Ma guarda che in realtà se volevo ucciderci avrebbe avuto 57 occasioni per farci del male.
Forse non gli conviene farlo. Però, sto effettivamente lavorando per qualcun altro. Per questo sono interessato a sta cosa, le pandelle. Non importa. Eccetera. Va bene. Boom, ragazzi, questa era la sessione che vi ha rivelato diversi allora, dettagli. Allora, cornetti a caldo. Beh, adesso voglio un cornetto. Cornetti a caldo. Mamma mia, sta caccando sotto. Finn si sta cacando sotto. Finn... perché qualcosa gli ha sottratto il potere della sua regina. Ah, hai capito? E ha paura che sia stata la sua regina stessa a toglierglielo. Devo capire che cosa c'è, che succede, cosa sta succedendo qua, cos'è questo buio improvviso. Che cazzo sputato, Amber? Nocturna vibes, comunque. Stai pagando per Nocturna? Io ho detto una parola in particolare, che non so, forse è passata in sordina. Scarafaggio. Ho detto una parola popolare. Una parola in particolare che dovrebbe suggerirvi che cosa sta succedendo. Una capsula. No. Incubazione. No. No, vabbè, che cazzo vuoi allora? Questo allora... Ha detto carisma saving throw. Ha detto è congiunzione. La congiunzione dell'esperto. Il TS su carisma che non mi spiego sinceramente, perché nel senso, se dovesse andare a supposizione, è un qualcosa che ha a che fare col nostro fervore, no? Il carisma. Quindi l'aver fallito quel TS è come se io avessi ceduto o non avessi resistito a qualcosa che ha a fare col mio animo. No, ma tu era un cos'è che vedevi. Sì, cioè, una specie di incubo, capito? Tu hai visto un bulbo oculare. Mi è ricordato la scena di It, quando aprono il biscotto della fortuna e ognuno ci vede qualcosa inerente al proprio background, alle proprie cose. Cosa vedrebbe Lord? Bellissimo. Cosa vedrebbe Lord sul biscotto della fortuna? Vedrebbe scolopendre. Scolopendre. E allora scolopendre in un minuto. In un minuto. Tra l'altro, raga, scusate, lo scarafaggio non è esploso, è imploso. Imploso. Quella è la cosa. È come se si fosse chiuso dentro l'occhio stesso, no? Sì, come se si fosse chiuso su se stesso. Mm-mm. Vabbè, comunque, raga, io comunque penso che una persona molto strana che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 35 mesi e scrive sia veramente da ringraziare, insieme a Angie993 che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 16 mesi e scrive: ragazzi, ma vi rendete conto? Si avvicina febbraio e con esso la sagra della frappa di San Donato in collina. Verrete di sabato o di domenica? Probabilmente di domenica. Never Franci, carinoda l'abbonamento con Prime puntuale di 3 mesi, scrive Coboldi nel cuore. Mr. Slime 89 che rinnova l'abbonamento con Prime puntuale di 21 mesi. Cormicta che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese puntuale di 23 mesi, scrive buonasera. E Cannon 86 che sottoscrive un abbonamento con Prime per la prima volta, quindi carissimo o carissima o carissimi, benvenuto o benvenuta o benvenuti. Grazie mille a tutti ragazzi, comunque mi sa che mancano solo 3 sub all'obiettivo abbonato, quindi girei. E quindi che altro dire, mi sono veramente divertito, è stata veramente una sessione colma effettivamente di, sì, c'era molta lore, molta sostanza, voglio andare avanti però. Adesso ragazzi finalmente siete andati al piano superiore. Ma dici solo una cosa, il dungeon è ancora lungo? Solo questo, sì, no? No, non è la seconda parte più piccola di questa qua. Però c'è un pezzettino da fare, però non è chissà quanto lungo, anche perché comunque non ci sono vere e proprie stanze, sono tunnel, quindi puoi immaginare già che non è che dici ok, c'è stanza 1, stanza, saranno altre 6 stanze. Non penso sia mai il numero di stanze del... la questione, no, ma quanto importante è una stanza, cioè, tipo quasi stata in una secondo stanza. Secondo me se siamo, allora non so, tra eventuali combattimenti e cose, tra le due sessioni se ne andranno. Ok. Quindi bello. Tipo è necessario un Dungeons and Pizza. Sai che il Dungeons and Pizza è un'idea. Magari ma guarda, si può. Allora io la butto lì, farne uno al mese
A me piacerebbe. Non sarebbe male. Non male, non male. Magari ci si può organizzare per... Sì, dai, perché no? Tipo domenica, tipo domenica prossima. Ne parliamo? Sì, magari ne parliamo. Non mi ricordo se il 28 o qualche cosa, ma potremmo parlarne, sì, perché no? Dai, quindi ragazzi, intanto giovedì sessione fissa. Sì, non sì, si scappa, sì, sì, quindi giovedì. Così. No, no. Poi vi aggiorniamo sui nostri social, sulle cose... Se il 28 effettivamente facciamo una sessione stessa, ormai queste cose le facciamo quasi, no, decidiamo, vabbè, settimana prossima la famo, e la famo. Incredibile, incredibile comunque, raga, che cazzo vi posso dire? Assurdo. Buonanotte, da dove qua la regia dorme. La regia qua ci ha abbandonato. Dorme? Quasi. Da notare con quale tranquillità parla. Oh! Sì, una regia che dorme, se io parlo con la regia che dorme è finita. è finita. Arriva anche un altro Prime. Arriva anche un altro Prime di XX Brady Pazzo XX che lo rinnova con il Prime appunto per un totale di 11 mesi, quindi carissimo, carissima o carissimi, benvenuti, cioè grazie, grazie, grazia. Boh. Vabbè, comunque io ci spero, I want to believe con il collegamento con Nocturne. I want to believe. I want to believe. Bellissimo. Col poster, ma invece di esserci tipo l'UFO c'è la blatta. Però posso chiedervi una cosa? Quando le fate le magliette con le singole campagne? Io ti giuro me le comprei tutte, davvero lo dico. Dice, io vorrei la maglietta Nocturna, Scapia, giuro. La maglietta io... Bastard, cioè bastardo, cioè bastardo. E perché, beh, perché ci sono i bastards, quelli che contano, è giusto. Ma la maglietta di Scapia pure effettivamente è da valutare, sai. Figlioli. Però non lo so, andarsene in giro, vai a cena con i genitori della tua ragazza con la maglietta di Escapia, la parola perduta. Non lo so. Di Van Delver and che intenzioni hai con mia figlia? No, è quella come maglietta, non la vorrei fare perché alla fine il brand non è appartiene a noi. Cioè, io noi... Le campagne sì, però a cena le suocere ci vorrei con queste magliette io. Che non so se si riesce a leggere. Smarmellare. Smarmellare. No, vabbè, quella è incredibile. Vabbè, bom, ragazzi, sono... penso che sia fatta una certa. C'è una persona seria. Penso che sia stata una certa. Domani è lunedì, ricomincio la settimana. Prove. E allora, Manovali. Va bene, ragazzi. Commesso. Allora noi vi diamo l'appuntamento, quindi a giovedì. Tutto è stato fatto, tutti sono stati ringraziati, tutti hanno detto la propria. Una sessione molto goduriosa. Il nome live, raga, non me ne vado senza il nome live. Non è vero. Non faccio termine alla diretta. Il nome live. Ma tu hai detto occhio prostetico per caso? No. In chat l'ha detto. Infatti. No, l'ho scritto in chat, occhio prostetico. Ce l'ho sul coso, perché abbiamo preso alla fine l'occhio prostetico. No, infatti, famolo di alla chat. Raga, qual è il nome live? Il buio del buio. Qual è il nome live, secondo voi? Il buio del buio. Io proporrei buissimo. Il colore viola. Viene dello spazio. La blatta, la blatta particolare. Bollette scadute. Occhio alla blatta. Potete fare di meglio. Occhio alla blatta, è bellissimo. Occhio alla blatta. Occhio alla blatta, che bella. Carino. La butto lì. Infine arrivo lì. Ma tu ti immagini QLS? Se chiamassimo la nostra live, non si vede un cazzo. Un cazzo. Sì. Quel libro è un mattone. Il libro è un mattone. Non è male. Mattone stringato. Cioè, mattone tipo con gli apici. Buissimo, dice. Buissimo pure. È buissimo. Sì, mattone mi piace di più, forse, sai? Mattone, ragazzi. E quindi niente, ci vediamo giovedì. Allora,
Vi raccomando, sul nostro Telegram, se volete confrontarvi con noi, volete parlare, volete chiacchierare, o Domande, ci chiedere sono pure. state delle anticipazioni molto carine in questi giorni, riguardante il trailer di Bastards, ci sto lavorando, È forse vero, finalmente sto bambino tanta nasce, roba. vediamo un po'. I privilegiati di Telegram, potreste essere anche voi se ci Esatto. entrate, Ma tu ragazzi. dici, no, vabbè, non ce li ho i soldi per ora, non posso entrare sul Telegram. Gratis, bravo. Per ora. Per ora. Va bene, ragazzi. Allora io vi do un calorosissimo buon riposo. Perché ho detto calorosissimo. Perché vale un barese benvenuto. Ho una buonanotte dal mattone. Ah. Dal cristallo. La Renault. Basta, me ne vado. Dalla mano trasparente. E da sciagura e annichilimento. Sciagure annichilimento. Una buonanotte. Buona Eventualmente, notte. ci potrebbero essere i credits. Eventualmente. A Ma non giovedì. facciamo promesse. Ciao. Ciao.